Dobbiamo stare molto attenti perché noi abbiamo dei gioiellini dal punto di vista ambientale assolutamente da tutelare. Questa cosa dello sbarco dei turisti a Calabianca deve essere preceduta da uno studio puntuale e attento sulla natura, sulla compatibilità di tante persone che arrivano a Calabianca, perché l'attrattore è fortissimo, lo spazio è quello che è, la bellezza si può disintegrare subito. Se ogni turista si pigliasse un ciottolo bianco di Calabianca, alla fine non avremmo più Calabianca, ma avremmo una spiaggia dove non ci sono servizi. Il buon turismo nasce dal mare, questo è il messaggio lanciato questa mattina a Marina di Camerauta nel corso di un incontro dibattito interamente dedicato alla tutela e salvaguardia della risorsa mare. Il convegno fortemente voluto dal sindaco di Camerauta Mario Scarpitta e dall'assessore alla cultura e all'area marina protetta Teresa Esposito si è svolto presso il cinema Bolivar. È toccato al primo cittadino salutare e ringraziare per la partecipazione i presenti. Di fronte a lui Antonella Guerra di Vivitalia, che ha avuto il compito di introdurre. Seduto al tavolo anche Sebastiano Veneri, responsabile turismo e legambiente. Al dibattito è intervenuto anche il presidente del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino. L'obiettivo, ha ribadito Scarpitta, è quello di istituire un tavolo di lavoro comune fra tutti gli enti territoriali per una ulteriore tutela e salvaguardia della risorsa mare e delle aree marine protette. Innanzitutto ringraziamo Legambiente e tutte le personalità che oggi sono qui a Camerauta per questo importantissimo convegno appunto sulle opportunità che ci dà il mare. Riteniamo che creare risorse sia un'opportunità che Camerauta coglierà, che vanno giustamente nella direzione della progettualità. L'area marina protetta di cui ci vantiamo è una grandissima risorsa, bisogna regolamentarla bene e dare opportunità a quelli che sono i nostri operatori del mare, del nostro territorio, evitare delle invasioni che tolgono risorse proprio a loro. Noi ci auspichiamo che anche tra di loro avvenga un lavoro di collaborazione e di squadra dove possano così regolamentare sia i flussi, sia i prezzi e quindi la gestione di quell'area. Riteniamo che queste giornate di confronto con altre esperienze arricchiscono il nostro comune e credo che a breve anche il parco, che è sempre in modo più forte e collaborativo, ci fa continuamente delle proposte con il quale abbiamo già lavorato da subito bene, istituzionalizzeremo presto un tavolo di lavoro permanente che porterà a delle soluzioni condivise portando grande beneficio a quell'area che tanto lustro dà al nostro comune.